Buongiorno a tutti, sono Sosa e sono uno degli istruttori delle Palestre Universo e anche io, come tutto lo staff di queste palestre, aderisco all'hashtag Io Resto a Casa con Universo. Bene, sono qui in vostra compagnia anche per permetterci di poter restare in contatto e poter allenarci anche a distanza. Vi presento un piccolo lavoro da poter fare tranquillamente nelle vostre case che riguarderà la nostra parete addominale, quindi il nostro cruccio, ok? Quindi vi presenterò alcuni esercizi, li vedremo in dettaglio e dopo vi consiglierò un circuito e come realizzarlo. La prima cosa che è importante, vi occorre uno spazio di almeno 2 metri quadrati, un asciugamanino da poter mettere anche sul pavimento nel momento in cui ci andremo a stendere a terra per poter realizzare i singoli esercizi. Bene, il primo esercizio che vi consiglio è un esercizio che è diventato famosissimo nel corso di questi anni di palestra e il suo nome è specifico Plank Elbow, quindi un plank da poter realizzare con l'appoggio sui gomiti. Bene, allora vi metterò in questa posizione per darvi la maggior chiarezza sia biomeccanica che di esecuzione. Ci andiamo a appoggiare sul pavimento, quindi poggiamo i gomiti e il gomito dovrebbe essere posizionato perpendicolarmente alla spalla sul pavimento. Le mani sono aperte, poi distendiamo le nostre gambe. È importante l'attivazione dei nostri glutei, una leggera flessione del bacino, l'ombelico in dentro, cercando di attivare il più possibile la parete addominale. Teniamo questo esercizio per un tempo pari a 30 secondi. È importante anche la spinta del nostro vertex, quindi la parte più alta del nostro cranio verso la parete opposta, le spalle sono lontanissime dalle orecchie e c'è un'attivazione generale di tutta la parte che noi chiameremo core stability. Bene, è importante che teniamo in considerazione due aspetti. Non consideriamo soltanto l'addome in quanto la parte più prominente, quindi il retto addominale, ma anche quella che richiama la parte dell'obliquo interno e dell'obliquo esterno. Infatti in questo esercizio c'è proprio spiccatamente l'esigenza di andare a richiamare questa parte laterale. Inoltre c'è un'attivazione forte della nostra parete lombare e in particolare un muscolo fondamentale per il mio controllo posturale che è il multifido. Quindi andiamo a controllare in maniera perfetta questa zona del nostro corpo che chiameremo core stability, ok? Quindi una volta aver assunto questa posizione la terremo per un tempo specifico. Secondo esercizio è un'evoluzione di questo esercizio stesso. Ci andremo a mettere sul lato, sempre con il mio gomito che risulta perpendicolare alla spalla. Posso appoggiare la mano a terra, vi darò due possibilità. La prima è easy, la seconda è un po' più intensa come esecuzione. Bene, la prima è tenere il ginocchio sul pavimento, un'altra gamba e distesa. C'è l'attivazione del mio core, della parte laterale del mio addome. Quindi c'è la spinta verso l'alto e l'anca. Quindi c'è un'inclinazione del mio bacino. Sentite come questa posizione mi attiva fortemente tutta la parte laterale del mio addome. Questa stessa posizione potremo anche realizzarla in una versione più intensa, quindi andremo a sollevare il ginocchio dal pavimento. Me ne potrei dare ancora un'altra nella quale vado a sovrapporre i due piedi. Riesco sempre a tenere la posizione tenendo sempre una forte attivazione dell'obliquo interno del lato che è vicino al pavimento. Bene, anche questo esercizio lo terremo per un po' di secondi. Altro esercizio che è un'evoluzione di un esercizio semplice che è il crunch, ma con una variazione biomeccanica. Mi metterò frontale perché così riuscirete a percepire qual è la variazione biomeccanica. Le gambe possono rimanere sul pavimento, le braccia lungo il corpo e c'è una spinta laterale nel mio busto. È come se volessi andare a toccare con le punte delle mani il mio tallone.
lo eseguiamo anche da un'altra parte, così avete la possibilità lateralmente di percepire qual è la giusta esecuzione. Quindi le spalle sono sollevate dal pavimento e c'è una spinta laterale. Il mio sguardo è sempre fisso verso l'alto, quindi c'è un avvicinamento della costola sulla mia cresta iliaca corrispondente. Si espira nella fase di contrazione concentrica, si ispira nella fase di ritorno e si esegue dall'altra parte. Bene, questo è l'esercizio numero 3. Il quarto esercizio, gambe in tabletop, ok? Quindi angolazione 90 gradi, gamba coscia, il ginocchio cade perpendicolarmente alla mia articolazione corpo femorale. È come se avessi un terno che mi permette il movimento della gamba, quindi è come se volessi andare a portare le mie creste lieche sotto le mie costole e ritorno su, su. Quindi è un reverse crunch, la testa può essere anche poggiata sul pavimento. Espira, inspira, espira, inspira. Vi consiglio di seguire l'esercizio non in maniera veloce, ma percepite in maniera corretta la vostra biomeccanica di esecuzione, in maniera tale che riuscite anche a percepire la risposta muscolare. Molte volte noi pensiamo che i nostri addominali siano divisi tra addominali alti e addominali bassi e che questo esercizio possa riguardare la parte bassa. E invece dovete cancellare questa nozione dalla vostra mente, in quanto noi abbiamo una sola parete addominale che viene depolarizzata dalla contrazione e quindi di tutta la placca motrice in maniera omogenea. È pur vero che questo esercizio comunque diventa leggermente più invasivo per la parte più bassa, ma in toto la parete addominale viene stimolata. Ok? L'ultimo esercizio che vi voglio proporre è un plank. Il primo era eseguito sui gomiti, il secondo invece sarà un plank a braccia tese. Anche qui avremo la posizione delle spalle che sono lontanissimo dalle orecchie, lo sguardo rivolto al pavimento, l'ombelico entra dentro, quindi non voglio vedere le vostre panci, le vostre pancine, e i vostri glutei sono leggermente in altra versione. Attivazione della vostra parete addominale e della vostra parete lombare, quindi abbiamo attivazione totale del mio core stability. Tengo anche questa posizione per un periodo che adesso andremo a quantizzare in maniera tranquilla. Organizziamo tutti gli esercizi in sequenza e poi vi dirò il tempo di esecuzione. Rivediamo tutto il nostro circuito in sequenza. Quindi, primo esercizio. Plank elbow. Secondo esercizio. Side plank. Terzo esercizio. Side crunch. Quarto esercizio. Reverse crunch. Adesso vi facciamo un esercizio già proposto per far sì che la routine sia quasi una sequenza omogenea. Quindi ruotiamo dall'altra parte e facciamo un side plank. Ritorniamo nella posizione iniziale, ma non faremo un plank row, ma faremo un plank a braccia tese. Bene, quindi questi esercizi li possiamo eseguire per 30 secondi, 10 secondi sono il tempo di recupero, ma sono il tempo stesso che vi permette la transizione dei vari esercizi, e proponiamo questo circuito almeno 3 volte. Se riuscite a farne anche 5, meglio. Vi auguro buon allenamento e vi ricordo, restate sempre con noi, io resto a casa con Universo. Buon allenamento.